Era il simbolo dell'eccidio nazifascista della strage di Sant'Anna di Stazzema, Enrico Pieri, scomparso all'età di 86 anni questo venerdì pomeriggio. Nell'eccidio perse tutta la sua famiglia. Nel 2020, poco prima dell'avvento pandemico, raccontò quel suo pezzo di memoria al presidente Mattarella. Ciascun ricordo di ognuno è una... è esplosivo Il giorno dell'eccidio Pieri riuscì a salvarsi nascondendosi in un sottoscala dell'abitazione dove fecero irruzione le truppe nazifasciste e con gli anni non ha mai nascosto il difficile percorso di festeggiare le più importanti ricorrenze storiche. Perché eravamo veramente demoralizzati di quello che era successo. Ci sono voluti parecchi anni per festeggiare veramente il 25 d'aprile. Enrico Pieri, che aveva una grande fissa, quella di tramandare il vero significato di Sant'Anna di Stazzema. Hanno bisogno di sapere come eravamo ridotti noi. A Sant'Anna ve lo potete immaginare, le nostre case erano distrutte, di lì siamo ripartiti. E proprio lo scorso 16 agosto, una sorta di testamento, la donazione della casa dove aveva vissuto, perché diventi l'ostello dei giovani dell'Europa. Venienti dall'Italia e dall'estero che però non siamo in grado di accogliere come si dovrebbe per mancanza di struttura.